sportello a sua tutela. Lo sportello a sua tutela di oggi, chissà quale storia ci racconta. Io credo che ci sposteremo, no? Dalla sanità alla finanza, alle banche. E più esattamente ai nostri conti correnti. Ai nostri conti correnti, sì, torniamo a parlare dei nostri conti correnti, perché come sapete a sua tutela è lo sportello in prima linea per quanto riguarda la difesa dai soprusi, lo ricordo, dai soprusi, perché le tasse vanno pagate, le banche ovviamente vanno rispettate quando fanno bene il loro lavoro, così come la sanità, però quando c'è qualcosa da dire, ovviamente noi la diciamo e la diciamo insieme a Michele Emi Maritato, che salutiamo. Presidente, bentornato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ben trovato, Presidente. Allora, ancora conti correnti per dire cosa, Presidente? Per raccontarci cosa? Niente, noi volevamo ancora fare questa denuncia sui conti correnti, perché in questi giorni o in questi mesi abbiamo avuto, grazie poi al rapporto che abbiamo instaurato con voi, con la radio e quant'altro, abbiamo avuto veramente centinaia e centinaia di consulenze dove abbiamo risultato nei fidi aziendali, quindi delle imprese romane che sono bloccate, stiamo perdendo il motore di questa Italia che vola, di questa aereo Italia, perché purtroppo le banche stanno bloccando le aziende con degli interessi usurari e degli interessi anatocistici che vengono applicati sui fidi di questi imprenditori. Cosa succede? Succede che possiamo notare all'interno del sistema politica internazionale, politica nazionale, che una parola della BCE, una parola della Banca d'Italia possono rivoluzionare le sorti di un paese, cosa che non ci riesce un Presidente del Consiglio. Perché questo? Perché purtroppo le banche hanno questo potere, dico purtroppo perché questo potere delle banche è un potere che è stato dato dallo Stato, ormai per consuetudine, sì. E le banche gestiscono i nostri soldi perché le banche stampano il denaro e ce lo prestano. La cosa strana è che stampano il denaro e prestano i nostri soldi, cioè se i soldi sono i nostri, perché le banche dovrebbero prestarceli? Questo è il più grande dilemma che esiste nell'economia politica monetaria, al quale nessun monetarista può rispondere perché non c'è giurisprudenza, non c'è regolamentazione, la moneta non è sovrana, perché dovrebbe essere sovrana dallo Stato, ma purtroppo la moneta è stata data la sovranità bancaria, quindi le banche stampano la nostra moneta e ce la prestano. Ma chi è proprietario della moneta? Il popolo, lo Stato. Quindi, cioè, io non parlo a livello ideologico, in questo momento, no, gli euro che abbiamo in tasca, di chi è? Di chi sono? Sono delle banche. Quindi in realtà non c'è una proprietà. In realtà lo sa perché sì. Glielo chiedo, perché so di un caso giuridico abbastanza clamoroso e ovviamente abbastanza nascosto, che portava avanti anche una battaglia, portava avanti Giacinti Auriti. Il mio professore. Esatto. Dove lui diceva che se per caso si presentava l'agente del fisco per effettuare un pignoramento a seguito di un debito contratto, bisognava opporre, diciamo così, un documento dove si diceva che siccome la moneta non è proprietà di nessuno, non si poteva quindi effettuare questo pignoramento. Io l'ho spiegato in modo molto grossolano, ma insomma era un po' il discorso. È questo, il concetto è questo. Se vuole le spiego un attimino come funziona la stampa della moneta, certo. Alle banche, così i radioascoltatori sono informati su questo e possono capire in che sistema truffaldino che stiamo vivendo, insomma. Allora, alle università, alle scuole, a primarie e secondarie, ci insegnano che il debito pubblico è quel debito che una nazione contrae nei confronti di un'altra nazione per l'acquisto delle materie prime. Sì. Ok, questa è la più grande fandonia, la più grande pazzia che si possa insegnare a dei ragazzini che si fanno crescere con delle inibizioni di informazioni clamorose. Il debito pubblico è soltanto la nostra moneta. Cioè la moneta circolante e il nostro debito pubblico. E questo che significa? Andiamo nel dettaglio. Sì. La Banca d'Italia, in questo caso la BCE, oggi perché la BCE ha preso il posto della banca, dà l'ordine agli stati, danno gli ordini alle banche centrali di stampare moneta. Cioè. Per esempio l'Italia oggi ha bisogno di 1.000 miliardi per abbattere l'inflazione, chiede alla Banca d'Italia di stampare la moneta. Sì. Ok? La Banca d'Italia stampa, questo c'è un controsenso, perché la Banca d'Italia è un'istituzione privata, non è un'istituzione pubblica, è un'istituzione privata composta dalle più grandi banche d'Italia, sì, che controlla le banche, questo già è un controsenso, quindi questo grosso istituto privato stampa moneta per lo Stato, e non è che la stampa gratis, perché ascoltate come fa.
Noi, lo Stato chiede la moneta 1000 miliardi di stampa. Uh-huh. Cosa vuole la Banca d'Italia indietro? Vuole dei titoli a garanzia, come delle cambiali, per esempio, che può avere un fornitore da un creditore, okay? Sì. Che lo Stato gli dà in garanzia, e si chiamano titoli del debito pubblico. Quindi questi titoli del debito pubblico è la moneta di scambio per ottenere la liquidità in circolazione. Uh-huh. Oltretutto, questo è il primo guadagno, quindi la prima pazzia veramente, che noi siamo qui schiavi delle banche a girare su una ruota per quicili, e prima o poi qualcuno di noi rimarrà col ferino acceso in mano, perché i default in questo modo sono insiti nel sistema. Cioè qui qualcuno per forza dovrà fallire per garantire la circolazione della moneta. Perché questo? Perché la Banca d'Italia stampa la moneta e ce la presta. Sì. Quindi ci presta i nostri soldi, stampa i nostri soldi e ce li presta. A garanzia vuole i titoli del debito pubblico, che sono quelli che fanno decollare lo spread, mm-hmm. e che ci stanno uccidendo. E oltretutto non stampa in nessun modo il denaro per poter pagare l'interesse sul prestito emesso. Andiamo? Sì, è chiaro, è chiaro. E quindi noi siamo schiavi di questo sistema, cioè non diceva Ford... Non ci sarà un sistema economico se non c'è un debito. Questo, insomma, Ford non era l'ultimo degli arrivati, no? No. Diceva una grande verità che è rimasta sempre incompresa nei libri di economia da alcuni economisti famosi che magari studiavano altri tipi di economia ma non quella monetaria, e purtroppo l'economia gira intorno al debito, perché le banche mettono il nostro denaro prestandolo, non stampano l'interesse per poter i soldi per poter pagare l'interesse sul prestito che ci hanno fatto, e sì. Noi siamo schiavi del debito. Noi siamo schiavi del e debito. Quindi i fallimenti del sistema sono insiti e servono appositamente per poter rinnovare il ricircolo della moneta e abbattere l'inflazione. E siamo così... schiavi delle banche, ci governano, questo è. Questo questa è la verità. E noi lotteremo, e questa è un'idea che vogliamo sposare anche con il Movimento dell'Unione, per avere una banca di Stato, perché se noi nazionalizzassimo 4-5 banche grosse italiane, noi avremmo risolto i problemi della nostra crisi. Questo è il punto, insomma, a cui siamo approdato, insomma, ne sentirete parlare, perché ovviamente come movimento, come assotutela, insomma, questa sarà una, insomma, delle battaglie. Bene, grazie ad assotutela, grazie ovviamente anche per quelle che sono le vostre segnalazioni in questo ambito, anatocismo, banche. Tutte le vostre denunce possono essere raccolte non solo da Radio Manamana, l'indirizzo info@radiomanamana.it, che poi insomma le useremo noi come radio, ma anche il movimento per quanto riguarda le iniziative politiche, e poi Assotutela, l'associazione per la tutela del cittadino, che risponde ai contatti che trovate sul sito internet assotutela.net, ma c'è un presidente che ci mette voce, nome, cognome, faccia e numero di telefono, 345-8353-368. Questo è il cellulare del presidente Variutato, che salutiamo e ringraziamo. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, presidente, a domani.